senti che arietta di frociaggine che tira oggi? Siamo al Pride, quindi c'è anche una bella arietta tra le altre cose, per fortuna. Candida, lei che non è italiano, dove ha sentito e dove ha imparato questa parola in Vaticano? Insomma, facciamogliela sentire quanto è bella sta frociaggine. Oggi celebriamo questo sogno e dimostriamo tutti i giorni con i nostri mati, i nostri amori, le nostre. Oggi sono molto molto orgogliosa di essere qua, molto felice, perché si parla di libertà, penso che sia il messaggio più importante da mandare oggi. È un messaggio che a volte ho cercato di mettere anch'io nelle canzoni, quindi sono onorata di essere qua a cantare e a parlare di libertà. Che arietta di frociaggine che tira oggi, siamo al Pride, quindi c'è anche una bella arietta tra le altre cose, per fortuna. Abbiamo deciso di fare di mettere in atto la classica tattica, diciamo, di tutte le comunità LGBT da illo tempore, utilizzare le parole offensive che ci vengono rivolte contro le persone che ce le rivolgono, farle nostre, quella è la cosa più importante. Invito il Papa a venire qui, magari impara qualcosa da noi sul concetto di libertà, di non discriminazione e anche di imparare a parlare con un linguaggio appropriato. Trovo assurdo che il capo di un'istituzione si possa permettere di dire determinate cose semplicemente quando nel mondo civile si cerca sempre di non ferire l'altro, ma appunto con i venti che soffiano anche la persona che dovrebbe rappresentare il messaggio di Dio può dire che c'è troppa frociaggine in giro, quindi insomma facciamogliela sentire quanto è bella sta frociaggine. Il messaggio che vorrei lanciare io è: siamo liberi, cercheranno in tutti i modi di non farci essere liberi, non gli piacerà che saremo liberi, ma noi dobbiamo essere lo stesso. Papa, la prima domanda che mi è venuta quando ho sentito questa esternazione è stata: Santità, lei che non è italiano, dove ha sentito e dove ha imparato questa parola in Vaticano? Generale Vannacci! Ancora una volta, generale Vannacci! Oh, così! E il primo patrocinio è stato dato! E noi oggi siamo in piazza per ribadire un concetto fondamentale. Il Roma Pride è antifascista! Antifascisti sempre! Roma Pride!